Tommaso Manfredi, allenatore del Felina, che felicità è? È una felicità incredibile, stra inaspettata, però dopo il girone abbiamo cominciato a andare forte, quindi comunque ci credevamo. E niente, soddisfazione incredibile, c'era più di mezza tribuna tutta blu, e quindi grande gioia, basta. Senti, scelte anche indovinate, perché hai fatto tornare Guccione, Guccione torna a casa con tre titoli. Ha vinto capocannoniere, miglior giocatore della partita, e ha vinto anche la Coppa, ovviamente in montagna. Quindi, insomma, ci hai indovinato su questa scelta. Sì, scelta azzeccatissima, devo ringraziare anche Stefano Zannoni che ci ha portato questi esterni incredibili già dalla prima partita. Scelta azzeccata sì, perché comunque Guccio quando è venuto ha sempre fatto benissimo e ha fatto gol quasi tutte le partite, quindi abbiamo pensato che Balotti è bravissimo, però abbiamo bisogno di una prima punta e infatti ha fatto due gol decisivi. Senti, sulla partita direi che non c'è molto, cioè possiamo parlarne, però mi sembra che Felina nell'arco dei 90 minuti abbia fatto qualcosina di più rispetto alla Bolzanese, anche se c'è qualche episodio dubbio, però il Felina ha dimostrato la sua forza anche in questa finale. Sono partiti meglio loro secondo me, ma noi cercavamo di stare un po' chiusi e poi dopo ripartire velocemente in contropiede, infatti i gol sono nati soprattutto da quello, perché abbiamo Peli, Guerini e Guccione che sono velocissimi e quindi eravamo un po' preparata così. Abbiamo sofferto un po' troppo nel finale perché ci siamo chiusi, al momento pareggiano loro al 94esimo, proprio perché alla fine si è meritato l'1-2 inizio secondo tempo, sia stato decisivo.